Ciao a tutti, io mi chiamo Angela Notari, sono una mamma e sono autrice del libro Quello che ci unisce, dalla levatrice Lucia al nostro e vostro parto. Di cosa parla il mio libro? Parla appunto di una levatrice che si chiama Lucia, che ho conosciuto per una curiosa serie di circostanze nel 2017, la nascita di nostro figlio Furio. Parla però anche delle levatrici, l'evoluzione di questo mestiere, le lotte che questa categoria di donne così silenziosa ma così decisiva ha condotto negli anni per giungere alla situazione attuale. Molte di noi sanno che sono molto importanti, ma se ne parla troppo raramente e forse sarebbe ora di cominciare a dare autorevolezza e luce diversa a questa figura. Poi il mio libro parla della storia del mio parto, che è stato in assoluto il momento più straordinario e bello della mia vita. Spesso la narrativa legata alla nascita è un po' estrema o negativa, e avendo sperimentato che può essere davvero qualcosa di bello, mi piaceva lasciarne traccia. Parla anche però di altre donne, di altre esperienze e della necessità di conoscere e informarci per scegliere ciò che riguarda il nostro corpo sentendoci libere e consapevoli. Quindi parla di sorellanza, che è una parola che mi piace moltissimo e che sta a significare quel legame potente, fatto di rispetto, di ascolto e anche di silenzi a volte, quando scegliamo di condividere, quando ci rendiamo vulnerabili per avanzare insieme ad una compagna, quando accettiamo di avere un dubbio per parlarne con qualcun altro che solitamente ci fa capire che non siamo da sole. Quindi per la sorellanza ho scelto di fare un primo passo e di parlare di ciò che rende me vulnerabile in bene e in male. Parlo quindi del mio parto positivo, di quando avevo vergogna a guardarmi la vagina perché avevo paura che fosse cambiata dopo il parto, di quando la mia famiglia vive l'esperienza di una gravidanza extrauterina che ha comportato la perdita di una tuba per me. Tutte esperienze che, condividendole, mi hanno fatto sentire che non ero da sola, mi hanno fatto sentire che siamo tutte insieme in cerca di risposte, di conforto, e se potessi portare lo stesso conforto a qualcuno facendo nel contempo conoscere esperienze di vita straordinarie come quella di Lucia e delle altre levatrici e delle altre donne, delle altre mamme, per me sarebbe qualcosa di fantastico. Io vi ringrazio, spero che lo leggerete e ciao!